Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video dove vi parlo e vi racconto dei miei NAS. Certo, sembra una cosa un po' volgare da dire, ma voglio parlarvi dei sistemi di archiviazione che utilizzo attualmente in ufficio e in casa. Allora, quanti ne uso? Sono 1, 2, 3, 4, 5 NAS in questo momento. Attualmente utilizzo tra lavoro a casa e tra lavoro e casa circa 5 NAS. Questo perché? Beh, perché 5? Prima di tutto perché ogni NAS, quindi ogni sistema di network, attached storage, ha una capienza ed un limite, e poi perché noi utilizziamo una struttura di conservazione che va per aree societarie. Quindi abbiamo un NAS dedicato all'amministrazione, un NAS dedicato alla parte produttiva della società e un NAS dedicato alla parte di post-produzione effetti visivi. Poi in casa invece ho un solo NAS, che in realtà adesso sto facendo un piccolo change, un piccolo cambiamento, perché quello che ho attualmente in casa, che è un NAS piccolino, che è un Synology DS218 Plus, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, è un NAS a due bay con cui faccio il pairing RAID 1 di due hard disk, e dove in casa io il NAS lo utilizzo per archiviare tutte le mie cose personali, dalle fotografie e i documenti, e poi lo utilizzo come media center, lo collego tramite server Plex, tramite il cavo HDMI al televisore, così da utilizzarlo come media center. Ma oggi proprio mi è arrivato questo NAS, che è un QNAP TS251D, sempre un dual bay, quindi un doppia bay, con cui è possibile fare sia un RAID 0 che un RAID 1. RAID 0, vi ricordo, è per unire i due dischi e quindi si avrà la capienza generale tra i due. RAID 1 invece, il disco A fa la copia del disco B e quindi si avrà la metà dello spazio disponibile. Ma perché sto facendo questo cambio? Allora, prima di tutto perché in ufficio utilizziamo su 3 NAS, 2 sono QNAP. E io devo essere sincero, sono i due NAS con cui lavoro più spesso e mi ci trovo davvero molto bene. E ho deciso quindi di prendere un QNAP anche per casa, quindi per gli utilizzi quotidiani, perché comunque tra i contenuti su YouTube, le foto personali, i documenti, lo utilizzo tanto, e nell'interfaccia, nei sistemi, nelle possibilità che ci sono, mi piace un po' di più. In realtà c'è anche un altro motivo, è che avevo bisogno di un ulteriore NAS in ufficio, piccolino anche, bastava anche piccolo, perché dobbiamo creare un server FTP. Lavorando noi con dei materiali, con dei file multimediali di produzioni cinematografiche, insomma, sono tutti materiali che sono un po' delicati e quindi noi abbiamo tutti dei sistemi di cifratura e di codifica sui nostri server, sui nostri NAS. Io ho la necessità di creare un server FTP per farmi mandare file o dare dei file, e questa cosa ho da sempre evitato di farlo sui NAS che noi utilizziamo per lavorare in studio, perché all'interno sono contenuti tutti i file che non possono uscire dal nostro ufficio, e quindi ci sono tutta una serie di sistemi di sicurezza, di decriptazione che rendono complicata la creazione e la gestione di un server FTP. E quindi ho deciso di prendere questo NAS che ho in casa, molto piccolo, che adesso è incastrato dietro al televisore, quindi non ve lo faccio vedere, mettere due hard disk in RAID 1, ma anche in RAID 0 in realtà adesso vedremo, e farne un semplice server FTP dove un cliente può caricare o scaricare il materiale, e nel momento in cui mi è stato caricato io lo prendo e lo tolgo, lo metto in archivio, mentre quando dobbiamo darglielo mettiamo sopra, il cliente scarica e semplicemente lo tolgo. Quindi deve essere giusto una soluzione tampone per questo server FTP, e con Synology mi sono trovato molto più comodo realizzarlo, perché andando a togliere diversi sistemi di sicurezza è più semplice creare un server FTP. Ma se è un argomento che può interessarvi, probabile che lo possa trattare sul mio Patreon. Vi lascio linkato qui sotto in descrizione il link per il mio Patreon, quindi se mi invito a seguire sicuramente questo sarà un argomento che vorrò trattare lì per i veri estimatori di queste cosucce. Ma voglio farvi vedere questo NAS che ho comprato. Io sono abituato ad utilizzare NAS professionali, quindi piuttosto grandi, e quando ho dovuto sceglierne uno per casa mi ero buttato su quello lì che tengo dall'altro lato, che è una versione piccola della gamma professionale di Synology, ma è un po' vecchiotto anche, o meglio l'ho comprato un po' di tempo fa. Invece ho deciso di prendere questo, oltre ad essere più carino esteticamente, anche se buttato dietro al televisore, mi dà la possibilità di avere questo, sì, avevo ragione,
essendo che io il NAS lo utilizzo come media server, di poterlo collegare direttamente al televisore mediante una porta HDMI. Sul frontalino abbiamo la porta per accedere, che dovrebbe sbloccarsi in qualche modo da sopra, da sotto, no, c'è lo scotch, bene, scoccio di aprirlo. Ci sono i pulsantini per l'accensione, una porta USB frontale. Sul retro abbiamo la porta LAN, naturalmente, le porte USB, una porta USB 3, tre porte USB 2 e un HDMI. Ed è questa quella che mi ha fatto scegliere questo modello nello specifico. Se siete interessati a un video dedicato ai NAS in casa, fatemelo sapere, questo è un argomento che vorrei trattare, anche per la gestione dell'archiviazione, dello storage, un po' di media center in casa, perché no, ne facciamo un video dedicato, fatemelo sapere. Ma questo è quello che al momento utilizzerò in casa, quindi sono dei dual bay, penso che sia un dual bay, sia un dual bay, sono dei dual bay, questo da 4 GB di RAM con processore Intel Celeron, porta un Celeron anche il Synology, vi rilascio il link di questo in descrizione, ma sicuramente a 2 GB di RAM. Mentre in ufficio utilizziamo altri tre NAS. Uno è un Synology professionale da rack, quindi non è da scrivania, non è da appoggio, ma va negli armadi rack. I modelli purtroppo non li ricorderò mai, ma ve li lascerò sicuramente linkati qui sotto in descrizione. E quello è il nostro server, che porta 4 dischi ed è in RAID 5 ed è dedicato esclusivamente alla conservazione dei file d'amministrazione, quindi lì sopra ci sono tutti i file e documenti amministrativi. Se non sbaglio sono 4 hard disk da 1 tera, in RAID 5 diventano circa 3 tera. E quindi là condividiamo soltanto i documenti. Poi abbiamo altri due NAS, quello più grande è dedicato alla parte di produzione e da ben 8 slot per HD, abbiamo 8 dischi da 8 tera in RAID 6, quindi due dischi li perdiamo, ma abbiamo la possibilità di switchare due dischi nel caso si dovessero rompere, e poi abbiamo 4 SSD tampone che ci fanno da cache per tutte le operazioni. Questo perché? Perché tutti i NAS, quando si lavora con un NAS, si ha una limitazione che è quella, per quanto sia veloce la nostra connessione, quindi possiamo connetterci in Thunderbolt, in USB 3, in USB 2, 20, 50, o in 10 GBE, 1 GBE, 40 GBE, qualsiasi sia il tipo di connessione e velocità, siamo limitati dalla velocità dei dischi interni. È un po' lungo il ragionamento e complesso, però diciamo che ogni disco ha una velocità massima teorica e pratica di circa 120 megabits per secondo, che si traducono in circa 80 megabyte per secondo. Andando a sommare questi dischi in certe circostanze si può raggiungere una velocità superiore, ma siamo comunque sempre castrati dalla velocità di questi dischi. Quindi si utilizzano degli SSD tampone che sono molto più veloci in lettura e scrittura, e che quindi quando dobbiamo caricare sul disco noi in realtà caricheremo sull'SSD, che poi il NAS provvederà a copiare dall'SSD al disco, ai dischi che abbiamo nel pool più grande. Insomma, questo è il ragionamento con cui funziona, ed è il nostro NAS più grande da circa 56 tera, se non vado errato, dovrei fare un attimo il calcolo, 8x8 64, meno un paio, sono 16, forse 48 tera, una cosa del genere. E poi abbiamo un NAS un pochino più piccino, soltanto 4 bay, dedicato agli effetti visivi per le lavorazioni interne. Comunque abbiamo sempre copia di tutto sul nostro NAS in locale. Per questo è più piccolino, perché in ufficio non ci sono tante persone che accedono contemporaneamente, ma è soltanto un archivio di sicurezza dove facciamo copia e alle volte ci lavoriamo anche. Ma è molto ma molto raro che più di una persona, oltre me, acceda a questo disco, a questo NAS interno. Ma c'è comunque sempre la possibilità di accedere da esterno, caricare i file, scaricarli e quindi avere la possibilità di poterci lavorare. Insomma, perché ho voluto fare questo video dove vi spiegavo quanti NAS utilizzo? Perché nella mia concezione c'è quella, nella mia idea c'è la volontà di far capire che la gestione dei file, della sicurezza, del backup, dello storage è una chiave fondamentale per qualsiasi tipo di attività, che siate voi fotografi, videomaker, che facciate effetti visivi, che facciate produzioni o che facciate anche scarpe. Perché no? Semplicemente perché le scarpe dovrete fare delle foto, dovrete fare dei documenti. Questi documenti dove andranno? Sul desktop del vostro computer? Beh, non è proprio la soluzione corretta. Questo perché se il vostro computer si rompe avete perso tutti i file. Ed è per questo che esistono questi sistemi. Perché grazie a questi sistemi, prima di tutto, c'è la possibilità di far accedere più persone
nello stesso luogo, quindi una piscina, una pool dove tutti quanti possono accedere. E poi perché portano con sé dei sistemi di sicurezza che ci permettono di non perdere subito tutti i dati, a meno che nel caso di un fallimento hardware, quindi in questo caso avrò due hard disk all'interno, se uno dei due fallisce e muore, avrò comunque l'altro che mi farà la copia. Come questo ci sono tanti altri sistemi, ma quello che vi consiglio è di avere sempre un paracaduti di emergenza dei vostri file. Insomma, io sono giunto alla fine anche di questo video e spero che vi abbia fatto accendere qualche lampadina. Io vi lascio tutti i link in descrizione dei prodotti che vi ho elencato e che vi ho fatto vedere. Naturalmente, dove avete delle domande potete scrivermi qui sotto in descrizione. Mi trovate su Patreon, dove lì abbiamo un rapporto molto diverso e siamo un pochino più tecnici, quindi se avete qualche richiesta più specifica venite lì e me lo venite a chiedere. Inoltre trovate qui sotto anche il link ad Instagram, dove anche lì vi rispondo in direct tranquillamente se avete delle domande più specifiche. Insomma, io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.